Good evening, my friends. My mom is checking for the first time the band Muse. She never listened to this band, never in her lifetime. Mamma, per la prima volta reagirai alla band Muse. I Muse, da me ci hanno reagito i Muse? No. Mi piacciono tantissimo anche a Marco Sciocca. No, mai sentito, mi sento. She never listened to Muse, never heard about them. She's è una band britannica, rock, metal, eccetera, ma questa è una canzone assolutamente da vedere perché poi nel video, vediamo se lo capirai, un amore ambientato ai tempi della pandemia. E quindi si chiama Verona la canzone, quindi avendo un titolo anche italiano. Eh sì. Vai, metti le cuffie che si inizia, vai. Iniziamo. Possiamo mai poterci baciare avendo il veleno nella nostra bocca, perché praticamente c'era il periodo dei contagi e quindi, sì, capito? Potremmo toccarci, è come un incontro clandestino al tempo del Covid. Dici, ma non ho paura, ma di te non ho paura, ma di te mi fido, capito? Fa capire tutto. Infatti si vede anche dalle figure che emergono. E quello che mi è piaciuto parecchio è stata questa musica, una musica dolce, una musica d'incontro, una musica d'amore, una musica del ritrovarsi. È come se dire dopo il buio la luce c'è, perché la maschera brilla e si vanno incontro. Sì, dice posso togliermi toccare la maschera durante la notte nel buio, capito? È quasi un po' clandestino come incontro, ma sì, certo, vuole andare oltre questa cosa, questa limitazione. Infatti anche il vestito che indossano è nero come la notte, è buio. Loro vorrebbero ritornare alla luce, a toccarsi, a vedersi. È una speranza quella. Forse che... è nero anche come la morte che porta il Covid. Sì, che è il rischio, che, no? E che ha portato. E che ha portato, che ha portato. Perché dice, non ti lascerò da solo stanotte, dice, perché ho così bisogno di te, ho così bisogno, capito, del tuo tocco, della tua carezza, capito? I need you so. Molto dolce anche il cantato, no? Molto dolce il cantato e la musica. Veramente quasi un inno d'amore, sì, in un periodo veramente difficile. Concordo, per concordo, vado avanti, eh. Concordo, my friends. My mom is loving it and she sings a kind of anthem of love. Oops. Thank you.
danza che fanno, eh? Questo balletto è straordinario. Bellissimo. È un incontro. Non ti lascerò sola stasera perché, capito, dice, di nuovo dice con le nostre labbra contagiose, no? Capito, ma magico. Ho detto stasera non ti lascerò solo, cercando questa estasi nel nostro contatto, nella nostra cosa. Quindi quante persone hanno sofferto per dover essere lontane per forza durante, ma infatti, e poi al tocco, al contatto, anche l'abbraccio, non ci poteva dare un abbraccio nemmeno, sì, noi, infatti, non ci potesse, era poteva dare una cosa che ci è mancata tantissimo. E questo balletto così sinuoso, così leggiadro, che si vogliono toccare ma non si toccano, e poi chi è che vorrebbe rimanere solo in un periodo così difficile? Tutti abbiamo paura e sì, non ma qui c'erano due persone amate, no? Due persone amate certo, che arrivano a dire nel nascondimento stasera, cioè, correrò il rischio, certo, anche se so che è un rischio perché grosso, ho così bisogno di però te, esatto, del contatto con te, te, non ti voglio lasciare solo, esatto, avanti, bellissima, avanti che si va avanti. She's loving, my mom is loving it. Punto, è il mio ultimo giorno sulla terra, non ti lascerò morire da sola perché ti amo così tanto, because I love you so. E anche la voce veramente è proprio straordinaria, è a me questa mi ha commosso, avendomi commosso questa canzone, sì, te l'ho fatta veramente sentire. Commuove non solo te ma credo, pensa quanto dolore le persone intero, che non hanno che potuto hanno, sì, riabbracciare, salutare, o stare accanto, salutare i suoi cari. Ecco. Infatti loro nel ballo esprimono proprio tutto quello che noi abbiamo patito, sofferto, lo riproducono in una maniera eccezionale. È una voce stasera sentirò, veramente divina, bellissimo, bellissima, bellissima. Ma Matt Bellamy, si chiama Matt questo cantante, i Muse sono straordinari, sono una band rock, ma questo è un pezzo molto dolce, te l'ho fatto sentire apposta. Mi gusterò, diciamo, il voltaggio della tua pelle questa notte, che è il mio forse ultimo giorno sulla terra, ma non ti lascerò morire da solo. Questo è quello che dice, perché ti amo troppo. Ecco, questo ora mando avanti, rimando indietro solo questo pezzettino di 15 secondi e si arriva a fondo, tanto manca un minuto.
E lascia immaginare il dopo. Sì. Io vorrei aggiungere No, di solamente quello che vuoi. questo, no, Giacomo, solamente questo a tutti i nostri amici. La musica scrive pagine di storia. È Bella, bella sta stato frase. un video straordinario. Ha fatto rivivere sensazioni, emozioni, dolore, tormento, rinascita di tutto quello che è stato il Covid. Voci bellissime. Il balletto straordinario, fantastici. Non ho altre parole da dire, che la musica veramente aggiunge tante cose alla nostra storia. My mom is speaking Italian and I hope the automatic translation is working at the subtitles because she's saying that she's completely stunned and the music is doing history sometimes also. Storytelling of history, the recent history we all lived. Per togliere, sì. And my friends, I'm moved by this one every time. Sono d'accordo con quello che hai detto le cose bellissime. In questa canzone, cioè, se, non lo so, bisogna avere un cuore di pietra per non muoversi un po' a compassione ripensando a quanto dolore, a quanta sofferenza, a quanto privazione ha portato questo distacco, questa forzatura, questa solitudine forzata, non solo per gli ammalati, ma anche per le persone che si amavano e non si potevano rivedere, ecco. Certo, e quante persone care che se ne sono andate Sì. e quanto dolore ha lasciato in tanti familiari How many people lived? che sono dovuti rimanere da soli in un periodo veramente bruttissimo. Insomma, During the pandemic, yeah. sì. Mamma, niente, emozionante e. Emozionante, bello e veramente la musica, secondo me, a volte fa miracoli. A me mi ha rapito l'anima. Ciao Sì, anche a me. Questa canzone è molto emozionante, veramente. Ciao amici, ciao. amici cari, a Alla prossima, see you presto, next time, my ciao. friends, ciao.